Cari amici ben ritrovati, ci siamo. Quello che abbiamo ipotizzato negli scorsi giorni da questa sera si verificherà. Un fronte freddo si sta infatti avvicinando alle Alpi ed il suo ingresso già da questa sera sulle regioni settentrionali determinerà temporali anche forti, specie a ridosso della fascia montana e pedamontana. Inoltre una goccia di aria fredda in quota in movimento verso il centro ed il sud determinerà condizioni di instabilità con fenomeni anche marcati per il fine settimana. Ne deriverà un sostanziale calo termico nelle zone interessate. Al momento si ipotizza che la traiettoria della goccia fredda possa interessare particolarmente il sud e la Sicilia con marcata instabilità nella giornata di domenica ed un inizio di settimana incerto a causa di una residua attività temporalesca, mentre altrove la rimonta dell'alta pressione regalerà un gradevole inizio settimana. Vedremo gli aggiornamenti nella giornata di domani. Vediamo adesso insieme il tempo per la giornata odierna. Al nord nuvolaglia irregolare, in serata primi temporali, come detto, su Alpi, Alto Piemonte ed Alta Lombardia. Al centro ed al sud ancora bel tempo e caldo afoso. Sulla nostra provincia giornata prevalentemente serena e soleggiata, con nubi di scarsa consistenza. Le temperature si manterranno sui 31 gradi registrati alle ore 14 e 24 alle ore 5. Venti moderati soffieranno da nord e da nord-nord-ovest già dal pomeriggio di debole intensità, con il mare nello stretto di Messina poco mosso. L'intensità solare più alta si è registrata alle ore 13 con un valore UV di 9.1. Sul versante tirrenico giornata serena e soleggiata con qualche nuvola di passaggio. Le temperature si porteranno ai 29 gradi diurni e 23 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord e sempre da nord già dal pomeriggio ma di debole intensità con il mar Tirreno poco mosso. Sul versante ionico sereno e caldo. Le temperature si porteranno ai 30 gradi diurni e 22 nella notte ed i venti deboli soffieranno da nord-est, da nord nel pomeriggio e da nord-ovest nella notte con il mar Ionio poco mosso. Nella giornata di venerdì 5 agosto, temporali al nord-ovest e coste liguri, in spostamento su nord-est ed Emilia, con fenomeni intensi accompagnati da grandine e conseguente calo delle temperature. Al centro nuvoloso, con possibili rovesci su nord Toscana, nord Umbria e nord Marche, per il resto ancora asciutto, ma con tendenza a temporali sparsi già dalla sera, specie sulle zone interne e peninsulari.